quando gestisci le proteste e le contestazioni del tuo capo, del tuo collaboratore, del tuo cliente, puoi utilizzare quei trucchi, quelle tecniche professionali che utilizza l'arbitro in campo. Io devo sapere per che cosa si stanno lamentando. Quindi, di fronte alla lamentela, la prima cosa che bisogna fare è il silenzio e l'ascolto. Siamo al 18°, Pescara Brescia, sono seconda e terza in quel momento. Come riusciamo a riorientarlo dal polemico al costruttivo? Vengono a minare le tue certezze. Se il giocatore che l'ha presa con la mano ti dice no, non ci voglio credere, non ci voglio credere, ecco, ma l'hai presa con la mano, no, no, non ci voglio credere, e va via. Arriva un altro e fa ma cosa hai fischiato? Oh, ma non l'ha presa. Poi arriva un terzo e dice oh, ma non l'ha presa. E un quarto dice ma guarda che cioè, stai facendo solo dei danni oggi. E dice ok, via tutti. Perché a questo punto io ho ricevuto tante informazioni e le tante informazioni mi dicono che è una protesta finalizzata a distruggere la mia credibilità interna, non quella esterna, la mia interna. I giocatori camminano perché io cammino, il giocatore è calmo perché io sono calmo. Quindi stasera in famiglia proverò questo tipo di esercizio perché loro sono in effetti lo specchio, il migliore specchio possibile. Non la moglie zitta perché io sono zitta. Vabbè, quello è il corso 2, diciamo che ci diamo appuntamento al corso 2.